Così? Partito? Sì. Benissimo. Stai qua, è molto bene. Benissimo, allora ci troviamo qui con Alba Mediterranea e con Orazio Fermiani, io sono Andrea Libero Gioia. Siamo qui perché stiamo facendo, diciamo, proselitismo, volantinaggio, i nuovi volantini che abbiamo mandato in PDF a gran parte degli italiani, un po' in tutta Italia. Ve li faccio vedere. Mettiti vicino al muro, se no sei troppo vicino. Riesci all'angolo, aspetta, all'angolo. Volevo farle vedere un attimo qui. Questo è praticamente il volantino che abbiamo fatto di Alba Mediterranea, di Walk of Change. È un volantino che permette ad ogni italiano una possibilità di voto. Una possibilità di voto in cui chi non si sentisse rappresentato da un partito o un movimento politico oggi in Italia e invece volesse esprimere un qualcosa che va assolutamente a mettere per iscritto una protesta non violenta, pacifica, ma che sicuramente rappresenta un malessere generale degli italiani, lo può fare esercitando un suo diritto che esiste, pensate un po', da ben 62 anni, esattamente dal 1957, 30 marzo, il DPR 361 è qualcosa che ci accomuna e ci permette, nel momento in cui non ci sentiamo rappresentati da nessun partito o movimento politico, di esprimere un legittimo voto di protesta. Noi stiamo distribuendo questo, che è, diciamo, un volantino informativo che spiega che cos'è il DPR 361, ma soprattutto stiamo fornendo alle persone la possibilità proprio di avere due moduli, perché due moduli che ci permettono di andare a fare e eseguire un legittimo voto di protesta, dove un modulo, il primo compilato, e il secondo esattamente uguale, ci permetterà appunto di mettere e far mettere a verbale dal presidente di seggio di ogni sezione di voto che noi non siamo d'accordo con quello che sta avvenendo. Noi non vogliamo più qualcuno che non ci rappresenti, perché in Italia tutti i partiti e i movimenti politici, nella maggior parte dei casi, non rappresentano più il popolo, non difendono più i nostri diritti. Adesso vi dirà una notizia che è accaduta pochi giorni fa da parte del nostro primo ministro Conte, che ha firmato un trattato sulla quale c'è stato un grande dibattito negli ultimi anni. Prima lo chiamavano CETA, poi l'hanno chiamato TTIP e adesso addirittura l'hanno chiamato con un'altra sigla. Prego, Orazio Fermiani ci dirà adesso due parole rispetto a questo argomento. Allora, è vero, nel corso dei decenni, negli ultimi 15 anni in particolare, sono stati sottoscritti una serie di trattati internazionali per il commercio. Il problema è che alcuni di questi qua sono veramente tremendi per la popolazione civile e soprattutto usurpativi dei diritti di questa gente. In particolare nel 2014 è stato sottoscritto un contratto che si chiamava TISA e poi a distanza di pochi mesi volevano firmare un altro che si chiamava TTCP. TTCP. E prima ancora, qualche anno prima, due o tre anni prima, avevano sottoscritto un altro trattato che si chiamava FATCA. Spieghiamo che cos'è. Sì, allora, diciamo che tutti e tre sono trattati di facilitazione del commercio mondiale, con minore possibilità di arresto o contingentamento delle importazioni e delle esportazioni, cosa a cui Trump se ne sta ampiamente strafottendo, e che invece dovrebbe regolamentare appunto in maniera più liberatoria o liberale, diciamo così, i possibili interlocutori internazionali per, diciamo, esentare primariamente il pagamento di tasse e soprattutto per non sottrarre i diritti, per sottrarre i diritti dei cittadini, come dicevo già prima, in merito alla responsabilità penale, civile e amministrativa da parte delle multinazionali, perché in realtà parliamo solo di multinazionali e non di cittadini che fanno il libero commercio, ma di multinazionali con sedi nei paesi paradisi fiscali, in buona parte, tipo Coca-Cola, tanto per dirtene uno. Ti dico soltanto, per esempio, che nella Camera di Commercio di Wilmington e anche Dover, che sono le due principali città del Delaware, ci sono circa il 60% delle maggiori 500 società previste nel mensile Fortune, no? Per cui praticamente il grosso del commercio internazionale è ubicato nel Delaware, dove praticamente non paga tasse. E perché? Altro che liste nere dei paradisi fiscali dei Caraibi o delle isole Shetland. Ma spieghiamo il perché ogni cittadino italiano, solo rispetto a questo argomento, dovrebbe essere così preoccupato rispetto alla firma del nostro premier che ci rappresenta in Italia, e parlo del primo ministro Conte italiano, rispetto a un contratto del genere, che viene chiamato anche contratto di libero scambio. Sì, esatto.
Ma come accennato prima, il discorso è prevalentemente di responsabilità, di una esenzione di responsabilità che va a tutelare in maniera molto opportunistica e molto illegittima e squilibrata, ecco, non mi viene la parola, squilibrata la gestione da parte dello Stato delle azioni compiute con responsabilità dalle multinazionali in contrasto con le modalità di controllo del territorio con la popolazione civile. E perché un cittadino deve sentirsi preoccupato rispetto a un contratto di libero scambio firmato dal nostro Presidente del Consiglio? Perché c'è il rischio che venga trascinato per cercare di difendere i propri interessi, di tutelare la salute, tutelare il risarcimento di un danno e quant'altro, deve affrontare le spese di un processo internazionale che costa come minimo 80-100 euro, quindi con il rischio ovviamente quindi, di non vedere riconosciuto. Ricapitolando, se ad oggi io mi ritrovo con una problematica legata magari a una multinazionale che mi crea un danno anche fisico, che può essere magari il danno di un farmaco, magari su un mio figlio, poniamo l'esempio dei vaccini, ad oggi magari io mi posso fare tramite i tribunali italiani, mi posso rifare magari sull'azienda, anche se poi anche nella normativa per esempio italiana abbiamo visto benissimo che quando c'è un danno da vaccino noi il risarcimento secondo la legge del 1990 la 210 non lo riceviamo dalla casa farmaceutica che ha prodotto quel danno, ma dallo Stato. E chi è lo Stato? Lo Stato non siamo noi. Allora qui è un cane che si morde la coda, ma dobbiamo continuare a farci prendere in giro da questa gente che continuano a fare questi contratti con persone a livello sovranazionale che vogliono governare e gestire il mondo e quindi vogliono governare ogni paese, dove la politica non avrà neanche più senso. Allora dobbiamo iniziare a capire. La politica e la società strutturata come è attualmente strutturata, quindi con un ordine sociale, con un ordine morale, e qui non ci sarà più né sociale né morale né politica, non ci sarà più possibilità di avere una vita sociale di interrelazione proprio. Facciamo l'esempio dell'operaio, no? Dell'operaio che oggi si ritrova con un danno di una multinazionale. Come fa a rifarsi su una multinazionale se non si può rivolgere neanche ai tribunali ordinari italiani e addirittura deve andare a fare, secondo questo contratto, una causa ad un tribunale internazionale che magari si trova a New York, che magari si trova a Hong Kong, a Tokyo, qualche altra parte del mondo. Chi è che si potrà permettere nel Delaware? Nel Delaware, a proposito. E quindi come faremo a tutelare i nostri diritti? Io vi invito a ragionare, a riflettere su queste cose, perché ad oggi purtroppo a noi ci sfuggono questi dettagli così particolari e così conclamati che dovrebbero essere pubblicizzati non da liberi cittadini che cercano di fare una libera informazione, dalle istituzioni, dalla magistratura, dai mezzi di informazione. Allora vi ricordo una cosa molto importante, che il sottoscritto qua signore Orazio Ferniani di Alba Mediterranea, ma naturalmente anche coadiuvato anche da Giorgio Vitali, naturalmente con l'appoggio purtroppo soltanto morale, perché purtroppo per motivi di lavoro ero fuori e quindi non ho potuto presenziare alla denuncia diretta che è stata fatta sia verso AGCOM, che ricordo che è l'ente nazionale che si preoccupa di gestire gli spazi e gli interventi per quanto riguarda l'informazione che viene fatta sulle varie presentazioni dei politici durante il periodo elettorale. Ok, l'AGCOM viene tutelato da chi? Comandato da chi? Dal Ministero degli Interni. Quindi ad oggi informato. Sì, a come procedere dal Ministero degli Interni. Ad oggi al Ministero degli Interni alcuni ci hanno mosso anche una critica dicendo ma ad oggi Salvini è l'unico che può cambiare l'Italia. Io non dico che non vi dovete fidare di Salvini, quello che sto dicendo è che il Ministero degli Interni, che c'era Salvini oggi che è il Ministro degli Interni italiano, o ci fosse stato un Di Maio che era Ministro degli Interni, o ci fosse stato un Renzi, o ci fosse stato chiunque ci fosse stato, noi avremmo denunciato comunque il Ministero degli Interni per questa mancanza di diritto, dove noi per esempio stiamo presentando qualcosa che non ci siamo inventati noi. Quando parliamo del DPR 361 del 1957, parliamo di qualcosa che è stato fatto come decreto del Presidente della Repubblica nell'anno 1957, ossia 62 anni fa. È da 62 anni, per farvi capire, che ci prendono per il culo. Sono 62 anni che gli italiani non vengono informati, che hanno una possibilità di voto reale, vera e propria, una possibilità che va contro i poteri forti nel momento in cui e quando non ci sentiamo rappresentati da nessuno.
va bene? Questa è una cosa molto importante. Noi abbiamo fatto questa denuncia, vi invitiamo a sottoscriverla, andate sui canali di anche YouTube di Alba Mediterranea, cercate il sito albamediterranea.org, potete venire anche su Facebook, naturalmente noi siamo in stretta collaborazione con Alba Mediterranea come The Walk of Change, anche la pagina Facebook The Walk of Change, potete controllare anche sul mio profilo personale Andrea Libero Gioia, finché me lo terranno aperto, perché vi ricordo che per esempio il mio profilo personale Facebook è stato chiuso già 6 volte, questo sta a significare che non c'è più ormai praticamente una possibilità di dare informazioni. A questo proposito do una chicca, sì. Una novità. Allora, l'altro ieri, 23 maggio, quindi non un anno fa o 20 anni fa, la signora Authority delle telecomunicazioni, che in realtà è un signore, no? Che ha anche un nome acronimo, AGCOM, che piace, no? Sembra, che ne so, una fabbrica d'automobili, AGCOM, no? O telefonia. Meglio AGI Libero forse. Allora, questi signori che cosa si sono inventati? Si sono inventati la legge del maiale più maiale. Allora, Orwell aveva scritto nella Fattoria degli animali, il secondo libro che aveva scritto, aveva scritto che i maiali giustamente hanno preso il controllo della popolazione degli animali. E i maiali erano più animali, e i maiali erano più animali degli altri animali, giustamente. E qui siamo trovati, ci siamo tornati a quell'ipotesi lì, e cioè che i nostri signori maiali hanno detto che c'è una categoria di altri animali, e hanno schematizzato ben bene, e questi animali sono i rom, sono i gender, i transgender, sono gli immigrati clandestini, eccetera, eccetera, eccetera. Perché hanno una tutela maggiore, per cui se uno, un giornale, un sito web, un webmaster, un telegiornale, nel prossimo azzardo, periodo. No, a partire da già, sì, attivo. Sì, quindi nel prossimo periodo a partire da adesso, se parla male di questi, so cazzi, nel senso che paga una penale, una multa che va dal 2 al 5% del fatturato annuo. Mamma mia. Cioè, tu dimmi un editore che rischia praticamente di perdere l'utile di un anno, perché quello è. Pensando di fare libera informazione, si ritrova che deve chiudere la testata perché non c'avrà i soldi e poi paga tutti i debiti. Siamo arrivati al punto in cui le voci vengono assolutamente tacitate in qualunque modo, con la parvenza della legalità, per carità. La parvenza della legalità. Cioè, hanno fatto una legge per cui dice, c'è la legge. Che vuoi? La legge, certo, è legge, mica può essere infame la legge. Ma il diritto all'informazione dov'è? Invece questa legge qua è una delle infamità più assolute che stanno combinando i nostri cari governanti con appunto l'AGCOM, con il tacito ovviamente ovvio consenso del Parlamento attuale, perché se non fosse stato d'accordo il Parlamento, una determina del genere, una delibera del genere non la potevano fare. Chiaro. Capito? Ecco. Chiaro. Quindi questo per dire in che situazione di merda ci troviamo oggi, così pertanto finché si potrà dire merda, perché fra un po' si potrà dire manco merda. Ecco. Ma per chiudere il capitolo legato soprattutto a qualcosa che ci interesserà nella giornata di domani, che ricordo 26 maggio 2019, che ci vedrà protagonisti per quanto riguarda un voto che potrà essere, ripeto, dato alle elezioni amministrative comunali, alle elezioni regionali o alle elezioni soprattutto europee, ma ci permetterà appunto con questo legittimo voto di protesta di esprimere un dissenso uniforme a qualcosa che sta accadendo, un dissenso complementare a quello che subiamo ogni giorno. Allora, ripeto, ultima volta che ho ripetuto la procedura e spero vi sia chiara a tutti quanti, almeno ho ricevuto migliaia di chiamate in questi giorni, spero che lo facciate in tanti. Nel 2018 per le elezioni nazionali abbiamo contezza di aver aggiunto addirittura 720.000 errotti voti di protesta, quindi quello che contiamo è che adesso le persone che già l'hanno fatto nel 2018, già nel 2018 non si sentirono rappresentate, continuino assolutamente ad eseguire questo legittimo voto di protesta, ma non soltanto eseguirlo lavandosi la coscienza, ma continuare a fare informazione, propagare questa informazione, perché altre persone che non sanno devono sapere, proprio per il fatto che chi dovrebbe fare questa informazione e dovrebbe dare un'informazione cristallina, libera e soprattutto garantita, non lo sta facendo. Quindi, ripeto, questi sono due moduli,
li prendete, li compilate, li consegnate entrambi nel momento in cui vi presentate al seggio, e che cosa farete? Quindi darete prima la vostra tessera elettorale e il vostro documento, quindi verrete registrati come votanti nel registro dei votanti. Dopodiché, in quel momento lì specifico, e questo è un passaggio fondamentale, vi chiederanno e vi proporranno e vi cercheranno di mettervi in mano proprio la scheda elettorale. In quel momento voi non prenderete la scheda elettorale, partirete con che cosa? Con una dichiarazione verbale dichiarando che voi non gradite accettare quel sistema di voto che ritenete in questo momento inopportuno, e soprattutto non volete garantire a persone che stanno andando in teoria, per quanto dicono loro, a rappresentarci in Europa, quando abbiamo un Parlamento europeo che non ha addirittura neanche potere legislativo di emettere delle leggi, e quindi di conseguenza non fare solo in abbinamento con l'accordo con la Commissione europea. Esatto, se non è, dove sono tutti sono d'accordo tutti e poi in maniera uniforme. Certo. Se non convergono sia il Parlamento che la Commissione europea o Consiglio dei Ministri europei, hanno anche due denominazioni per cui si crea anche confusione, se non sono concordi la legge non passa. Bisogna a quel punto riproporre la legge con una serie di passaggi praticamente impossibili. Quindi questo per dire che il Parlamento conta ben poco. E non ci rappresenta. Quindi di conseguenza date questi due moduli, oltre ad aver fatto una dichiarazione verbale, date questi due moduli, uno rimarrà il presidente di seggio e quindi il presidente di seggio ne terrà copia e le inserirà in un registro apposito che si chiama registro dei reclami e delle proteste. Vi segnerà appunto, vi metterà all'interno di questo registro, ma voi il secondo modulo che gli avete consegnato lo pretenderete indietro secondo una legge del 1898 che prevede che quando un cittadino si rivolga alla pubblica amministrazione stia presentando un documento ufficiale, la pubblica amministrazione, che in questo caso rappresenta lo Stato ed è rappresentata in quel momento lì, cioè domani 26 maggio, dal presidente di seggio, sia tenuto a darvene una ricevuta. Quella ricevuta sarà il secondo modulo che dovrà essere, per diventare una ricevuta ufficiale, timbrato, dove l'avete compilato, timbrato con lo stesso timbro che vi apporranno sulla tessera elettorale. Questo è il procedimento corretto, questo è quello che vi chiediamo, andatelo a verificare, se non vi fidate di noi andatelo a verificare, DPR 361 del 30 marzo 1957, abbiamo messo tutti gli articoli di riferimento al quale potete poi andare a cercare naturalmente, e se avete ancora dei dubbi vi invito a chiamarci, il mio numero è 347-6344-215, io mi chiamo Andrea Libero Gioia, qui abbiamo Orazio Ferniani, il numero prego? 391-142-0055. Se volete potete mandarci anche per iscritto, magari non avete un telefono che abbia la possibilità anche magari di ricevere dei messaggi via WhatsApp e quindi non vi possiamo mandare il PDF dei moduli, scriveteci almeno per quanto riguarda la mail di The Walk of Change, è ilcammino2019@libero.it, ossia il tutto minuscolo, tutto attaccato, cammino, tutto attaccato ancora, 2019@libero.it. E la mail invece di Alba Mediterranea? La mia che è più facile, me la ricordo al volo. Okay, Orazio Ferniani, che è scritto Ferniani, è scritto con GNA, FERGNANI, come Castagna, GNA. Orazio Ferniani, tutto attaccato senza punto, @tiscali.it. Benissimo, io penso che abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire, vi ringraziamo, per domani libertà e soprattutto legittimo voto di protesta nel momento in cui non vi sentite rappresentati da qualcosa che ci vogliono imporre. Va bene? Grazie a tutti e buon proseguimento. Sempre so long!